Buongiorno a tutti e ben arrivati al quarto CLSX italiano. Io sono Mara Marzocchi, co-founder di Codemotion, e insieme a me ci sono i miei compagni di Ventura che hanno rinunciato ai loro giovedì, alle loro pause pranzo del giovedì ogni per 4, forse 5 mesi per organizzare questo evento. Questo è un evento che, come racconto spesso, è un evento piccolo ma che organizziamo veramente con tanto amore. Prima di lasciare la parola a Alfredo, che ci parlerà esattamente di che cos'è CLSX, voglio ringraziare i nostri sponsor, che sono Hugo, Codemotion e Whistleabs, che è lo spazio che ci ospita. Vedo tante persone di Whistleabs oggi, perciò se avete domande su Whistleabs potete naturalmente incontrarle e chiederle. Bene, Alfredo, che cos'è CLSX? Ah, Alessio! Cambio in corsa. Buongiorno a tutti, sono Alessio. Ok, ho la luce dentro. Ok, perfetto. Allora, il CLS è un evento che nasce un po' di anni fa in America grazie a un community manager che si chiama Andrew Bacon, in italiano Giovanni Pancetta, non so tanto bene, ma ha creato questo evento per community manager, creato dai community manager, per creare un ecosistema, per creare un momento di formazione, un momento di networking, un momento in cui ci si può ritrovare insieme, si può parlare e si può creare questo tipo di evento. Ha creato questo format anche per poter estendere l'evento e crearlo localmente nelle proprie città, nei propri paesi. E noi abbiamo utilizzato questo format 2 anni fa, siamo partiti in febbraio a Milano, questa quarta edizione, e abbiamo cercato un pochino di crearlo qua nell'ecosistema italiano. E, appunto, il format chiaramente è suddiviso, come avete visto, in una parte di conferenza la mattina, diciamo, la solita conferenza, una parte di un conference, quest'anno abbiamo aggiunto anche il panel, eccetera. Quindi è fatto così il CLS, e a ogni CLS Giorno manda un video di presentazione, generalmente c'è solo lui, c'è il suo faccione che parla. Questa volta, siccome io ero a Praga con lui all'Open Source Summit qualche mese fa, l'abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto questa mischerata così. Sì, prego. Scusate la faccia. In Praga, e niente, questa volta registriamo direttamente il video in diretta io e John qua. Che non sa, in italiano tu non sa cosa sta dicendo, potrebbe dire qualsiasi cosa, ma adesso andiamo avanti con lui che fa il suo solito saluto a tutti voi, quindi ciao a tutti a Roma in questo momento. I was gonna say exactly the same thing. Hi everyone, welcome to CLSX. My name is Jono, I'm not sure if you already said this. I started the Community Leadership Summit, it's gonna be 10 years ago next year, I think, maybe the year after, I forget. And I'm so excited to see all of these community, regional CLSX events happening all over the world. The reason why I started doing the Community Leadership Summit was to really encourage all of us to kind of pool our experience and our best practice. Like, how do we get the very best ideas out of all of our brains into a shared space so we can evolve the art and science of how we build communities? It's a complex art form. It requires an understanding of people, of technology, of psychology, of all these different pieces. So, you know, I'm so excited that you're all there. I wish I could be there as well. Right now I'm in Prague with this guy. You know, I've just been here, I've learned so much this week, you know, and my philosophy is, you know, it doesn't matter how long you work in this area, it doesn't matter how much you think you know, there is always something new to learn. And that to me is the thrill. It's the thrill of the education, it's the thrill of being a student. So I hope all of you who are there have such a wonderful time. You all leave with new ideas, you all leave with new relationships, new friendships. And if that's happened, then I believe all of this work will have been a success. Thank you, Jono, for your work. Thank whatever you did and the idea, whatever. So
It's brilliant if I have an idea and someone else does all the work. That's open collaboration. It is, yeah. It is. Thank you so much. Bye. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Giovanni Pancini. Lascio la parola agli organizzatori. Presento. Allora, una cosa che probabilmente sapete anche perché vi abbiamo mandato una mail è quella che, essendo un evento sui community, è fondamentale fare networking tra di voi. Ci saranno diversi eventi durante la giornata, un coffee break, un pranzo, un aperitivo. Quello che vi invitiamo a fare è parlare e conoscervi, come diceva prima Giovanni Pancetta, questa cosa è diventata delle idee, giorno nel video. Comunque fare community management non è una scienza esatta, abbiamo ancora un sacco da imparare, e tanto di questo insegnamento si fa anche condividendo le nostre esperienze e creando e lavorando sopra queste esperienze che ognuno di noi ha vissuto. Quindi, imperativo di oggi, se ce ne dovesse essere uno per la giornata, twittate con questo hashtag. Secondo imperativo è condividete le vostre esperienze sul management delle community. Quindi abbiamo pensato, anche per facilitare questa cosa, di fare un piccolissimo giro di presentazioni, questi 30 secondi, in cui ognuno si alza, poi dobbiamo passare i microfoni, dice chi è e dice che quello che fai, come mai fa parte del mondo delle community, in modo tale che di avere già una minima base per poter poi interagire tra di noi al primo momento disponibile. Direi che iniziamo noi, dando il buon esempio, anche una cosa importante delle community. Allora, io sono Alfredo Morresi, lavoro in Google nel team di Developer Relations e tra le altre cose che faccio c'è anche quella di seguire tutte quelle che sono le community tecniche un po' più appassionate di tecnologia Google in Italia e in altri paesi d'Europa. Stefano Ottaviani, Dev Marche, la community marchigiana di chi si occupa di sviluppo software, quindi non solo sviluppatori ma anche designer, project manager, product owner e così via. Ho fatto una sessione alla prima edizione del CLSX parlando di come eravamo diventati una meta community, mettendo insieme le varie community di sviluppatori marchigiani, cioè tutta una serie di persone prima facevano guerre e religione, ah, meglio C Sharp, non meglio Java, non meglio Linux. Abbiamo cercato di metterle insieme con ottimi risultati. Sì, soprattutto il cibo ha aiutato molto, diciamo, ci piace sperimentare nuove pratiche. Esatto, anche. Ciao, sono Mitch, tutti mi chiamano Mitch, GDG Milano, GDG Italia e Women Tech Maker. GDG Milano Italia sono Google Developers Group, quindi community che parlano di tecnologia Google. Women Tech Maker è una community invece che ha lo scopo di aumentare l'inclusività dei gruppi, gender gap e tutte quelle cose lì, quindi parliamone. Ciao! Ciao a tutti, sono Chiara, io lavoro da 3 anni in Talent Garden, mi occupo delle attività di community e faccio parte della community di Girls in Tech, che è un'associazione nata per aiutare le donne e le ragazze ad entrare in contatto col mondo della tecnologia e del digitale. Ciao a tutti, sono Azzurra Lagone e come Alfredo lavoro in Google nel Developer Relation Team e quindi anch'io mi interesso lavoro con le community dei developer italiani e anche Women Tech Makers di cui ha già parlato Mitch e quindi mi interessano tantissimo i temi di diversity e di inclusion. Ciao a tutti, sono Mara Mazzocchi, co-founder di Codemotion. Ho iniziato a lavorare in questo campo proprio fondando una community, Java User Group Roma, e adesso abbiamo... Ma possiamo dire quanti anni fa, dai? Oddio, non lo so, dopo un po' non si contano più, mi sa. No, no, proprio non lo so, forse 2006, non sono sicura. E adesso abbiamo questa conferenza che è arrivata a livelli internazionali, siamo molto contenti perché molto della strada che abbiamo fatta l'abbiamo fatta proprio grazie alle community. Ciao a tutti, Innocenzo Sansone, chiamatemi Enzo, lo sapete tutti perché vedo tantissime facce conosciute. Quindi io sono community manager di Codemotion, quindi mi occupo di tutte le attività che riguardano le community in Italia. Conosco tantissimi di voi e spero di conoscervi pochi che ancora non conosco oggi. Alessio Fattorini, guido una community di open source legato a un prodotto e faccio community manager all'interno della mia azienda, mi occupo di comunicazione e community management e dopo parlo anche, quindi mi sentirete un po' di più, quindi la smetto adesso. Lo spiego sorpresa. Beh, iniziamo, facciamo un giro.
No, no. Ma sei, dai. Io sono Laura di Codemotion. Ciao. Laura di Codemotion e sono qui in realtà per conoscere questa realtà, quindi sono del tutto nuova. Prego, passa. Ciao a tutti, anche io sono Laura e non faccio parte di nessuna community. E mi occupo di marketing in Bitprime, che per chi non lo sapesse è un'applicazione per allenarsi in centinaia di centri sportivi. E la cosa che manca tra i nostri utenti è sicuramente il fatto di avere una community, perché chi va in palestra ha sempre il gruppo del suo corso piuttosto che la serata organizzata, e quindi quello su cui vogliamo lavorare è aumentare la community all'interno di Fitprime, cioè in realtà crearla, e così che possiamo aumentare il lifetime value dei nostri utenti. Facciamo in maniera molto autogestita, quindi passate. Ciao, mi chiamo Sasha, lavoro in acceleration team in Lewiston Labs. Anche organizzo evento Startup Crash Test a Milano, facciamo un evento per startup, per le stage, di testare i loro business strategie, qualsiasi cosa in inglese. Anche un punto interessante per capire quanti di voi fanno in inglese o pensano di fare in inglese. Grazie. Ciao, sono Tamara, sono Executive Assistant to CEO del Venture Group e, se si può dire, faccio la parte del community di startup. Penso ci possa dire. Sono Arena Santa e mi occupo degli eventi qui in Design Labs e di dare anche supporto a Enzo nell'ospitarmi durante gli Atari Tech. Ciao, sono Giulia e mi occupo di eTalk, un format innovativo di Adventure Group. E si occupa di speaker e di storie motivanti e ispirazionali. Quindi sono qui per capire un po' questa realtà e capire anche come adattarla a eTalk. Valentina, GDG Milano e Women Tech Maker Milano, di cui ha già parlato Mitch. Ciao a tutti, mi chiamo Omar, lavoro come sviluppatore Android per adesso Satisbay, un'azienda che fa un'applicazione, faccio fare pagamenti perché dovrebbe essere messa a ridere, e faccio parte del GDG di Milano, sono entrato nel GDG di Milano per condividere quello che stavo imparando su Android e adesso mi occupo di gestire un po' la community e fare eventi su Android Web e altre tecnologie. Ciao a tutti, sono Pietro, CRM alle Cicogne, e gestisco una piccola community delle babysitter, però sono nuovo in questo mondo, quindi voglio imparare. Ciao a tutti, sono Roberto Magnifico, io sono uno dei soci di Adventure Group e sono uno che cerca di promuovere tutte quelle community importanti per lo sviluppo della community dell'imprenditoria giovanile, soprattutto quella digitale. Ciao a tutti, io sono Ida Leone, sono la community manager della community Matera 2019, sia in fase di candidatura sia ora in attesa dell'arrivo dell'anno fatidico. Ciao, Raffaella Contrandoffi, sono responsabile della comunicazione digitale di Matera 2019, che è il progetto che ha permesso a Matera di diventare capitale europea della cultura nel 2019. Ciao a tutti, io sono Marianna Sposato, collaboro con Crescere in Digitale, progetto di Google e Union Camere, ma sono qui per leartigiane.it, che è il primo e-commerce di artigianato made in Italy dal 99 in Italia, su cui vorremmo costruire una community. Ciao a tutti, sono Alessandro Petric, gestisco Roma Startup Grind, ormai da 2 anni. Startup Grind è la più grande community di Google for Entrepreneurs. Sono qui per imparare come tutti voi. E faccio parte del modello community perché secondo me la community, come poi vedete nella mia presentazione che oggi parlo, è il centro dell'innovazione. Nelle community si può accendere lo spirito imprenditoriale. Ciao, sono Lorella e insieme a Veronica abbiamo una piccola realtà che si occupa di servizi per gli animali e i loro padroni e per il momento siamo a Roma e speriamo di imparare da voi come allargare il nostro business. Ciao a tutti, Francesco Malatesta, sono il fondatore di Laravel Italia, una community, una tecnologia specifica, e oltre a saper scegliere il giorno perfetto per perdere la voce, ovvero questo,
E niente, sono qui per conoscere un pochino altri leader di altri community in altri ambiti e insomma capire un pochino cosa c'è di bello da imparare, perché non si smette mai di imparare, come diceva anche il ragazzo lì. Prego. Ciao, mi chiamo Genea, sono community organizer per Airbnb e mi occupo della legittimazione delle sharing economy attraverso la regolamentazione delle città locali. Mi interesserebbe capire come costruire long term sustainable communities. Ciao, sono Giuseppe, faccio parte già di diversi GDG e lavoro per un'azienda che di recente sta pensando di espandersi e aprirsi a diverse community tecnologiche. E quindi sono qui fondamentalmente per capire i vostri segreti e cercare di capire come muovermi in questo mondo. Salve a tutti, Davide De Luca, fondatore di Traslochino, una startup su Roma, sulle verticali su Traslochino Sharing Economy, e da pochi mesi organizzatore di lezioni con Drink About eventi informali networking. E ciao a tutti, io sono Claudia, io vivo a Londra, in realtà dove fino a luglio ero parte del community team di Huddle Tree, che è uno degli spazi di co-working più in crescita nella capitale, e faccio parte tuttora degli organizzatori di Silicon Drinkabout, che da 6 anni è la principale community per chiunque lavori in tech e startup a Londra, insieme a Davide. E abbiamo lanciato a Roma 2 mesi fa, quindi chi ci vuole venire a trovare prossimamente. E niente, sono venuta per capire un po' di segreti e vedere come si muovono le cose anche in Italia. Ciao, mi chiamo Jacopo Lorenzetti e gestisco Bunker, che è uno spazio di co-working che si trova all'interno di un ex rifugio antiaereo qui a San Lorenzo, sono il vostro vicino di casa. E niente, noi siamo una community molto giovane, quindi la stiamo costruendo adesso e sono venuto qui per imparare, visto che appunto stiamo iniziando, e magari conoscere qualcuno, qualche sviluppatore, visto che ci mancano degli sviluppatori, siamo un po' più grafici. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Roberto Polli, lavoro in Partech, una società che si occupa di migrazione verso l'open source di infrastrutture, grandi infrastrutture per clienti istituzionali. Sono qui per condividere con voi l'esperienza del Latina Linux User Group e un po' anche della comunità Python che frequento. Ciao, buongiorno, io sono Riccardo Linares, sono il community manager di Campus Party Italia, e Campus Party è un evento internazionale che quest'anno ha organizzato la prima edizione in Italia a Milano. E Campus Party ha contato più di 60 community partecipanti all'evento e sono qui oltre per salutare qualche amico e imparare, anche per invitarvi tutti quanti a partecipare alla prossima edizione. Ciao, sono Fabio Giannini, io non mi occupo prettamente di community come lavoro, ma insieme a Mauro gestiamo la community di Local Guides di Roma di Google. E siamo top contributor per i forum di prodotti gratuiti Gmail, sono tutti prodotti Google. Loco Kai! Ciao a tutti, sono Mauro, Fabio già ci ha presentato e noi 2 anni fa abbiamo appunto creato questa community Local Guides, oggi conta 3.000 iscritti ed è la più grande community Local Guides italiana, per cui speriamo di crescere grazie ai vostri consigli. Ciao a tutti, io sono Monica, la CEO e founder delle Cicogne, e qualche anno fa abbiamo creato una community di babysitter che oggi vanta 37.000 babysitter, e ho passato lo scettro a Pietro che ci parla quotidianamente, e dato che non abbiamo regole ci piacerebbe imparare come fare. Yes. Ciao, sono Laura e sono innanzitutto raffreddata. E sto lavorando a un progetto di co-living su Roma per imprenditori e start-up. È un co-living che già esiste a Londra e lo stiamo portando anche in Italia. E con Davide lavoro su Silicon Drinkabout. Ciao, sono Laura e mi occupo del progetto Jungle Girls in Italia, un progetto impegnato nel colmare il gender gap nell'industria IT. E
organizzo gli eventi dal 2015 e adesso anche insieme a Fiorella che tenta di nascondersi. Ciao, mi chiamo Fiorella De Luca e da poco organizzo eventi Jungle Girls insieme a Laura, ma oltretutto da 2 mesi ho la gestione del Pyroma. Sto cercando di arrivare un po' a questa community che si è un po' addormentata. Ciao, sono Davide, mi occupo di una community a sud che si chiama Dev Day. Siamo una community un po' come Dev Mark, abbiamo messo insieme le varie community locali che erano un po' poche e questo ci ha aiutato a crescere molto. Adesso facciamo eventi a Napoli, Salerno, Avellino e Benevento e siamo trasversali su tutti i linguaggi. Quindi sono qui per capire e vedere anche le altre community e sperare di fare un po' di contatti per fare un po' di scambi intercomunity, diciamo così. Ciao, sono Yuri e faccio parte di tante community aperitech qui a Lewiston Lab. Mi piace l'iniziativa delle community per tenermi aggiornato sulle tecnologie o comunque scambiare delle opinioni con le idee e con altri sviluppatori o non. E sono uno sviluppatore. Ciao a tutti, sono Alessandro Avoglio, sono il co-founder dell'Engineering Learning Lab, che è una community nata dal basso all'interno di Engineering, di un'azienda informatica. Ci vediamo da un anno e mezzo tutti i venerdì all'ora di pranzo per fare talk o mini corsi sulle ultime tecnologie. E abbiamo preso abbastanza piede all'interno, siamo arrivati più di 400 persone. Abbiamo qualche problema, nonostante una community chiusa, l'azienda è grande e vorremmo farla crescere come idea. Questo è un buon punto e poi conoscere le persone interessanti oggi. Ciao, sono Maripina Di Cataldo e lavoro per un'azienda che nella partnership dei propri prodotti ha sempre incluso la formazione, per cui ci trovavamo dei giorni fuori a avere, diciamo, occasione di parlare con le persone e siamo entrati su Meetup per essere sempre di più visto che ce lo chiedevano, quindi non so se questo è community, però è incontrarsi regolarmente per condividere esperienze e formazione. Poi ci hanno sempre chiesto di farne di nuove in altri posti e quindi sono venuta qui, come diceva lui, per fare anche un po' di interrelazione con altre community, cioè per andare su altre località, insomma, ancora più lontane della nostra. Sono Massimo Sarti, organizzatore di Agile Talks, che è una community che vive in questo edificio una volta al mese. Lo scopo della mia community è quello di distribuire gratuitamente conoscenza sulle Lean Agile in modo esperienziale, però ho un talk, quindi non vi spoiler niente, tra poco scoprirete come faccio. Sono Alessio Sarti, figlio suo, e sono sviluppatore, non mi sono mai occupato in particolare di community, per cui sono molto interessato. Buongiorno a tutti, io sono Anna Sevilla, direttore della comunicazione Enea Mobile e Scrum Master per passione e per amore, in realtà. E oggi rappresento qui 2 community, sono co-leader insieme a Massimo di Agile Talks e di Xcube Roma, entrambe si occupano di metodologie e linee agile, quindi insomma parliamo un po' di Scrum, Kanban e tutto insieme. Ciao a tutti, sono Francesco Baldassarri, lavoro con Alfredo e Azzurra in Google, sono l'organizzatore dell'architettura del programma che gestisce le community Google Cloud in Europa, Africa, Russia e i paesi dell'est e sono molto interessato alla community perché sono io stesso un community manager, quindi spero di imparare ancora di più. Ciao a tutti, sono Nora e ho creato la community di Aperitivo Social, che in realtà Aperitivo Social è una community per creare community. Perché? Sì, è un'anticamera delle community. Perché insomma noi organizziamo degli eventi e ogni volta c'è un tema diverso. E l'obiettivo è quello di mettere insieme le persone che fondamentalmente hanno gli stessi interessi. Perché pensiamo che creare un gruppo di pari su una determinata tematica fa fare non dei passi avanti, proprio fa volare, come ad esempio, che ne so, se sto facendo una dieta, se io trovo un gruppo è ovvio che per me diventa tutto molto più facile, oppure se sto sviluppando un progetto, se io trovo delle persone simili
che fanno la stessa cosa, è ovvio che io sarò molto più motivato. E lo facciamo aggregando attraverso il cibo, perché ovviamente siamo italiani e dobbiamo andare fieri di questa nostra cultura. Grazie. Ciao a tutti, sono Gino Zingales, con la scusa che ce l'ho ancora in mano vi faccio vedere il logo del GDG Nepoli, che siamo sia il GDG Nepoli che Women Tip Maker, veniamo dalla Sicilia però io adesso vivo a Roma e come Google Developers Group ormai da 5 anni insieme a Salvini Federato seguiamo e cerchiamo di far conoscere qualsiasi tecnologia. E niente, siamo qui, se magari troviamo anche il modo tra diverse community di relazionarci e seguire anche quello che è il percorso post-evento, quindi mi interessava anche vedere come poi agganciare i ragazzi e le ragazze dopo un evento. Grazie. Ciao a tutti, sono Aldo Pergergi, che il mio cognome non è un nickname, non è Pier Giorgio, Pier Gergei, Pergergi, se dovete proprio dire il mio cognome non lo dite. Ho preparato da 6 mesi questo discorso perché volevo essere un po' simpatico, perciò anche le risate isteriche vanno bene. Niente, sto qui perché faccio parte di tante community, ne mando avanti 3 con tante energie e in particolare sono community che preparano i futuri membri delle vostre community, perché noi stiamo indottrinando praticamente i piccoli a diventare dei nerd che poi verranno nelle vostre community, perciò aspetto un grandissimo grazie da parte di tutti voi per questa mission. Lo facciamo con Coder Dojo, che è una fondazione internazionale. Io ho fondato Coder Dojo Roma SPQR perché vogliamo dominare il mondo, e poi ci siamo spostati, già è iniziato il dominio verso Ferentino, che è una Roma, ma non ho staccato il microfono, no. Okay. E poi 2 secondi, li ho cronometrati. Okay. E l'ultimo mindsharing.tech, che è praticamente una community che va ad agire direttamente nelle scuole e prepara non soltanto i ragazzi alle tecnologie ma anche all'imprenditorialità. Grazie mille. È tutto più bello. Solo per dire 2 parole sul codice di condotta, perché questo è un evento col codice di condotta che trovate, diciamo, stampato lì, c'è sia la versione breve se siete pigri, ma anche, diciamo, la versione lunga se avete più tempo e potete leggere, ma diciamo vi faccio un riassunto: vogliamo essere inclusivi con tutti e quindi vi chiediamo di fare altrettanto e di assumere sempre intento positivo quando parlate con gli altri, da parte appunto degli altri. E c'è una bellissima frase che dice: la diversity è invitare qualcuno a un evento, l'inclusività è farlo sentire il benvenuto, quindi vi invitiamo a far sentire gli altri i benvenuti a questo evento, e se doveste sentire, provare o comunque avere esperienza di qualcosa che pensate vada contro il codice di condotta, vi invitiamo a, diciamo, a segnalarcelo, e siamo noi qui, diciamo, ormai, diciamo, avete preso familiarità con noi organizer, quindi potete tranquillamente venire e segnalarcelo, ma diciamo ho fiducia in voi che non accadrà nulla. L'agenda? Sì, 2 parole sull'agenda. Allora, nella mattinata ci sono 5 talk, quindi sentirete parlare di alcuni argomenti da Alfredo, Massimo, Alessandro, Ida e Raffaella e Alessio. Poi c'è la pausa pranzo, dopo la pausa pranzo c'è una conference. Qualcuno, cioè, sapete che cos'è una conference? Alzate la mano per piacere. Se sapete, sì. Ok, per chi non lo sa potete proporre un vostro argomento, non siete obbligati e non deve essere neanche una cosa super, cioè, l'importante è voler condividere qualcosa e poi lo votiamo tutti assieme e quelli che vengono selezionati possono, come dire, creare una discussione attorno a quell'argomento, quindi non deve essere una cosa super frontale. Dopo la conference c'è un panel,
Basta, questo è quanto. Eh sì, ovviamente tantissimo networking durante eventuali pause, pranzo e aperitivo post panel. Come vedete, come ogni buon evento italiano, se puntate il tempo dedicato ai contenuti e quello al cibo, comunque se sono bilanciati, sono più verso il cibo che verso i contenuti. Ci tenevamo a rispettare questa credenza. Ok. Angolo delle community, di cui ne avete già approfittato, vedo. Però c'è qualcuno che ancora appiccia il foglio, lo può prendere lì, oppure se lo volete stampare, vi rivolgete a me e ve lo stampiamo, va bene? Se qualcuno non ha ancora appeso il logo alla community. Visto al volo, visto che tanti avete parlato di Aperitech, vi dico che cos'è Aperitech per chi non lo sa. Aperitech è la nostra iniziativa di Codemotion, grazie anche al Whistle Labs, che è poi il luogo dove si tengono le Aperitech, che porta 15, 16, 17, pure 18 meetup di community tecniche tutti i mesi in questo posto. Fine. Iniziamo.